a un fattore che forse è quello determinante. Il sì. Cibo c'è, cioè quello cotto e mangiato, e poi quello. Io penso che forse nel riflettere sulla evoluzione della specie c'è proprio un prima e un dopo, quando l'uomo ha imparato a conservare il cibo, e una volta conservato il cibo, dico, una volta conservato lo puoi trasferire. Sì, anche se questo fino all'epoca moderna è marginale, è veramente marginale, c'è un ruolo cruciale che è l'unica cosa veramente che ha un valore quasi quanto quello delle specie, anche se non ha lo stesso valore aggiunto, perché l'altra caratteristica è che dà questo enorme valore aggiunto alle spezie, per cui una nave ti fa ricco. Tu sai che immaginando partì con 5 navi, ne perse 2, morì lui. Con quelle residue coprirono ampiamente tutti i costi di istruzione, eccetera, e tutti i viaggi. Per il solo fatto che se tu trasporti spezie preziose, valgono il loro peso in oro e non c'è altro, il sale non è mai valso tanto, anche se vale, ma il sale è funzionale, questo sì, ti permette di conservare. Stiamo entrando insieme dentro una conversazione, una riflessione che riguarda, diciamo, l'educazione alimentare e di quanto è importante la consapevolezza del cibo. E abbiamo capito una cosa, che non è solo funzionale, ma è un ambito di rappresentazione. Quindi, nel cibo c'è cultura, nel senso forte, amplissimo, no? Allora, grazie alla parte determinante. No, e si potrebbe una splendida opportunità per conoscere il mondo. Di quanto è importante un'educazione alimentare che possa contemplare il cibo come un'occasione per aprirsi al mondo. Allora, tu stai scrivendo, hai in cantiere un libro per la Terza. Riguarderà questi temi. Ovvero? Il ruolo del cibo, il ruolo dei componenti. Ci sono due aspetti però, uno è questo di cui abbiamo parlato finora, che è la rappresentazione. Ce n'è un altro che in realtà è intrinseco al cibo, cioè proprio perché, come dicevi anche tu, il cibo è cultura, ma cerchiamo di capire che vuol dire cultura. Ci piace non mangiare per nutrirci, appena possiamo. Certo, in condizioni estreme, in condizioni di carestia, di povertà, non facciamo altro che non di guerra, cioè. Ma appena siamo liberi dal bisogno urgente e immediato, riprende subito l'idea di questa cosa. E questa è un'idea che l'uomo ha, è un po' come capito, come la foggia del vestire, come il modo di portare i suoi capelli, la sua barba, il suo portamento esterno, no? Nel cibo si manifesta esattamente la stessa. Come vestire, non ci si veste come solo vestire. Per coprirsi. Non ci si veste solo per coprirsi. Elaboriamo molto. Ora, in questa elaborazione che è spontanea e avviene ed è culturale, evidentemente culturale, perché non dipende da fatti biologici, no, è l'elaborazione che diventa più importante. Quindi c'è un secondo senso, che non è solo la rappresentazione nel senso elevato, è semplicemente lo stile. È che in questo caso il cibo ha una tradizione stilistica. Io direi che il cibo ha uno stile e che i cibi che caratterizzano le diverse cucine del mondo hanno stili molto diversi. Nella cucina italiana al centro c'è l'ingrediente che deve essere chiaro e riconoscibile. È il pomodoro di Tizio, il finocchio di Caio, il fagiolino della cosa, il fagiolo della provenienza dall'Italia. E la cucina non è trasformativa per nulla, è accompagnatoria, cioè fa in modo che questo ingrediente centrale intorno a cui ruota, la melanzana di il pomodoro di Pachino, venga valorizzato, capisci? Quindi è il totalmente opposto, è la stessa differenza che c'è tra la cucina giapponese e la cucina cinese. La cucina cinese è come quella francese, è una cucina completamente trasformativa. Le salse hanno una parte importantissima, totale, c'è la doppia cottura, la lavorazione, eccetera. No. La cucina giapponese è come la nostra, è tendenzialmente l'ingrediente è talmente tanto così che hai il pesce crudo, esatto, non toccare. Deve essere di una qualità straordinaria, cioè c'è tutta la tipologia di quali carni, di quali pesci e così via, esattamente come la facciamo noi per i nostri ortaggi, va bene? E tutto quello che c'è intorno l'accompagna solo, non lo trasforma.